Bentornati al filosofo del rock, ancora in onda su Rock Radio Scultura. Ringraziamo la regia Frank e questo spazio che ci permette appunto di fare il nostro programma. Allora, la volta scorsa, la prima puntata, abbiamo appunto introdotto questo nome che desta un po' di curiosità, tanto è vero che un ascoltatore mi ha proprio scritto: ma perché il filosofo? In effetti anch'io, non sapendo dare una definizione veramente univoca, diciamo, di questa parola, sono andato a cercarla su Wikipedia, e adesso faccio esattamente questo: Wikipedia e la filosofia. Perché devo dire, questa è una parola che fa sempre un po' paura. Quando tu dici questa cosa, tutti ti guardano un po', come dire, cosa sarà la filosofia? E devo dire che appunto io sono stato spesso un po' anche preso in giro per questa cosa. Io invece voglio dire cosa disse Aristotele a proposito, quindi un filosofo vero, ecco, non parliamo dei ciarlatani che spesso sentiamo oggi sui media, nei giornali, eccetera, eccetera. Vado a leggere cosa dice Aristotele. Chi pensa sia necessario filosofare, deve filosofare, e chi pensa non si debba filosofare, deve filosofare per dimostrare che non si deve filosofare. Dunque, si deve filosofare in ogni caso o andarsene di qui, dando l'addio alla vita, poiché tutte le altre cose sembrano essere solo chiacchiere e vaniloqui. Ed eccoci ancora in onda con il filosofo del rock.
questa, come avrete potuto notare, era Walk of Life dei grandissimi Dire Straits. È un gruppo che ovviamente conosciamo tutti, ma che all'inizio non incontrò dalla critica e dal pubblico un riscontro immediato, tant'è vero che Dire Straits letteralmente significa proprio terribili ristrettezze. E Mark Knopfler e il fratello sostanzialmente seppero però creare un rock pulito con delle liriche importanti, cantautoriali, anche quando parlano di vita quotidiana, e soprattutto una capacità esecutiva e performativa veramente invidiabile. E in questo pezzo appunto si sente l'influenza degli anni 60, mentre appunto viene pubblicato nella metà degli anni 80. E niente, continuiamo con un altro pezzo di cui diremo qualcosa dopo. Glory Days. Ecco, come abbiamo sentito dal momento del grandissimo Boss, parliamo di Bruce Springsteen e di questo pezzo del 1994 uscito nell'album Born in the USA. Questo pezzo è stato scelto proprio perché è un mio ricordo personale dell'adolescenza, in cui appunto ascoltavo, ma in realtà cantavo solo il ritornello, queste due parole, Glory Days, e tutto l'altro erano dei suoni incomprensibili. Col senno di poi sono andato a vedere cosa dice il testo di Glory Days, e in realtà l'ho trovato molto, molto profondo, molto cantautoriale anche in questo senso, perché parla un po' dei nostri sogni di gloria, che spesso rimangono però solo dei sogni di gloria, esattamente come nel racconto di... scusate il telefono. meglio non rispondere, stiamo... questi sogni di gloria che in realtà diventano solo appunto dei ricordi delle glorie del passato, esattamente come il giocatore di baseball della canzone Glory Days. E niente, detto questo, passiamo direttamente invece al jingle, mi dicono dalla regia. Vai. Di giorno, di notte, di sera, Rock Radio Scultura. Mentre fai il bagno, quando cammini per strada, mentre guidi la macchina, Rock Radio Scultura. Mentre ti cali dalla finestra, mentre fai arrampicata libera, Rock Radio Scultura. Mentre impegni con la bici, mentre sgommi in Vespa, Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che anche la scorsa puntata ci hanno scritto. Ricordiamo la mail, che è ilfilosofodelrock@gmail.com, e soprattutto per i suggerimenti che non ho in nessun modo ascoltato, comunque grazie di averli mandati.
E nulla, invece adesso andiamo con un ultimo pezzo, un pezzo molto diverso, diciamo, da quello da quelli che abbiamo sentito finora. È un pezzo in realtà dei Fecal Matter, cioè il primo gruppo di Kurt Cobain, che praticamente registrò su un demo. Il gruppo appunto non ebbe un gran successo, durò solo un anno se non sbaglio, dall'86 all'87, dall'85 all'86, e però confluì nel primo album dei dei Nirvana, cioè Bleach, perché piacque molto anche a Novoselic. Andiamo con l'ascolto e grazie a tutti. The sorrow's mouth, your similarities of knowledge and devotion, and the words are happily be together once again, my love. You back, oh baby, baby. I can't explain just why we lost from my star. Never without you, girl, you only break my heart. Yeah! I can feel it, I can hold it, I can bend it, shave it. E sulle note di Spank True salutiamo tutti quanti e ringraziamo gli ascoltatori. Di nuovo questo telefono, veramente non si può mai stare un attimo in pace, il bello del live. E niente, ricordiamo di nuovo il filosofo del rock at gmail.com, grazie a Rock Radio Scultura e a Frank alla regia. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. Rock Radio Scultura, la tua radio, tutti i giorni.